sei su voci.fm. Glauco Onorato, senta, quali personaggi sono nati con lei come doppiatore? Ma proprio nati, obiettivamente, forse soltanto uno, che è quello più, diciamo, più popolare per quanto riguarda soprattutto il nostro mercato italiano, ed è Carlo Pedersoli, alias Bud Spencer. Allora, Onorato è il primo, al quale devo molto, perché lui è un ottimo attore, mi ha doppiato in modo egregio, ha i toni di voce simili al mio, e quindi la cosa si combinava perfettamente. Lui ha fatto un lavoro incredibile, che io ringrazio, perché questo è andato tutto a beneficio mio alla fine. 27 giugno 2016, ci lascia una leggenda del cinema italiano, Bud Spencer. 31 ottobre 2009, ci lascia una leggenda del doppiaggio, Glauco Onorato. Uno ex sportivo, divenuto per caso attore e in seguito maschera del cinema e compagno di scazzottate assieme a Terence Hill. L'altro attore teatrale, cinematografico e televisivo, ma rimasto famoso soprattutto come voce di tanti attori, in particolare di Bud Spencer. Io sono quello che fino a poi agli anni 90, quando c'è stato l'avvento del mio collega Sergio Fiorentini, che adesso l'ha doppiato negli ultimi film, ma fino a 35-36 film l'ho sempre doppiato io. I due si conoscono nel lontano 1967 e il regista Giuseppe Colizzi decide di affidare la parte del corpulento Hutch, coprotagonista del western Dio perdona io no, all'emergente Carlo Pedersoli, che cambierà il nome d'arte in Bud Spencer. C'è solo un problema. Essendo un western che doveva ricordare quello dei colleghi americani, l'accento napoletano di Spencer avrebbe stonato molto. Colizzi allora sceglie Glauco Onorato, doppiatore di tanti attori famosi come James Coburn, Charles Bronson, Gene Hackman e Arnold Schwarzenegger, come voce del burbero cowboy. E riesce a donare spessore e simpatia all'attore partenopeo. Ho fame, vorrei qualche cosa da mangiare. Dov'è possibile sfamarsi qui intorno? All'inferno! Sapete che siete un tipo spiritoso. Non solo, verrà riconfermato nei due seguiti, I quattro dell'Ave Maria e La collina degli stivali, e diventerà voce ufficiale dell'attore in tutti i film a seguire. Lo sai che sei proprio bravino. Dici? Dico. Guarda, guarda che bei pescioni. Senti, disgrazia, se sei venuto per propormi un qualunque affare, te li faccio ingoiare tutti in te. Onorato, con la sua timbrica simile all'originale ma priva di accenti o inflessioni, riesce a creare un personaggio che, grazie anche ai due film Lo chiamavano Trinità e continuavano a chiamarlo Trinità, diventa popolare presso il grande pubblico. Tu non ne sai niente, vero? Beh, ecco, dopotutto questa povera gente avrà pur diritto a un risarcimento e quindi... E quindi? Io non ce l'ho con te, ce l'ho con nostra madre. Non capisco perché non ti abbia affogato quando eri in fasce e ti faceva il bagno. Ma forse non te l'ha mai fatto il bagno. Per questo sei uno sporco figlio di una... Onorato lo doppia in tutti i film in coppia con Terence Hill, che, doppiato da Pino Locchi, costituiscono un duo comico irresistibile, autore di tante battute memorabili, spesso nate in sala di doppiaggio. Film come Altrimenti ci arrabbiamo, Porgi l'altra guancia, I due superpiedi quasi piatti, Io sto con gli ippopotami, Nati con la camicia e tanti altri. Dobbiamo dire solo tre parole. Quattro. Perché quattro? Rivogliamo la nostra carriola. Ah, già, quattro. Rivogliamo la nostra carriola. Altrimenti ci arrabbiamo. Ecco, ci arrabbiamo. Possibile che non ti si può lasciare solo un momento? Che è successo? Stavo leggendo il Vangelo e mi hanno dato uno schiaffo. E tu li hai perdonati cristianamente? Veramente no, io gli ho risposto. Hai fatto male, non dovevi rispondere. Ricordati cosa dice il Vangelo. Un momento, prego. Se ti danno uno schiaffo... Porgi l'altra guancia. Ecco. Chiama il tricheco. Pardon? Il pinguino. Oh! L'ha comprata allo spaccio del distretto, però non è proprio una ciofeca. Forza, 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 forza! No! Dai, carina, razzola! Ti sei scolata una molotov. Ma Bud Spencer, cavalcando il successo della coppia negli anni 70, gira anche tanti film in solitario, non perdendo però mai il suo doppiatore, che lo accompagnerà in tantissime pellicole fino alla fine degli anni 80, ad esempio in Anche gli angeli mangiano fagioli, Lo chiamavano Bulldozer, Banana Joe, Bomber, Uno sceriffo extraterrestre e molti altri.
Primo, se io sto dormendo e mi svegliano all'improvviso, mi viene da piangere. Secondo, quando mi viene da piangere, io m'arrabbio. Terzo, quando m'arrabbio, mi alzo, scendo e divento intrattabile. Barba o capelli? No, Osvaldo. Non so di che parli, non so chi è Osvaldo. Oh, ma ricominciamo. Sto cercando uno alto e grosso con un pugno molto forte. Senti, amico, io sono un duro. E se credi di fare parlare me sei cascato male. E questo è il mio biglietto da visita. E questo è il mio. Allora, te ne vai? Sì, perché non vieni anche tu con me? No, grazie. Io verrei volentieri, ma credo che il mio posto sia... Sai, tra tutte quelle costellazioni, le Andromede, i pesci, non mi ci ritroverei. E poi, a proposito di pesci, io preferisco pescarli con la canna. Se negli anni i film del gigante buono non sono mai stati dimenticati, possiamo ringraziare anche Glauco Onorato, che con la sua voce ci ha permesso di ridere e amare tante avventure dei due cowboy che mangiavano fagioli e tiravano cazzotti ai malvagi. Volevo soltanto fare uno scambio di battute velocissimo. Come potrebbero fare i due personaggi popolari che avete detto prima, Bud Spencer e Terence Hill? Se Pino Locchi e Glauco Onorato sono disposti a quei gentili, un velocissimo scambio di battute. Noi chiudiamo gli occhi e immaginiamo di avere Terence Hill e Bud Spencer. Allora che facciamo? Ma non lo so, non lo so, che facciamo? Ma non si io sto con gli ippopotami. No, io ho fame. Io ho fame. La frittata. La frittata, non lo vedi che l'hanno bruciata la frittata? Ehi, è stato lui a dirgli di incendiare le frittate. L'ho visto io. Ehi, in quella padella c'era la frittata. Sì, ma era uno schifo. Continueremo ancora a parlare di doppiaggio qui, sul blog di voci.fm. Un saluto da Alessandro Delfino. Voci.fm, il sito delle voci.